Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Questo è un video registrato live. Ciao chat, salutatevi che poi sarete su YouTube se tutto va bene. Stiamo giocando a Clash Royale, siamo live, stiamo facendo dei tornei. Il primo che vince, vince un qualcosa da riscattare su Clash Royale, che possa essere un emoticon, un qualsiasi cosa. Allora, nel mentre la chat è impazzita, vabbè, ma ci sta. Vi ricordiamo codice creatore Ciccio Gamer 89 se mi volete supportare. Andiamocene su Clash Royale. Abbiamo un torneo da 634 cristiani e non, chi se ne frega. Andiamolo a giocare bello succoso. Fatemi sapere se questi video vi piacciono. Stiamo contro Re Marcello e picco e sono subito da voi. Molto bene, ci siamo. E secondo me sarà una partita persa, perché io di solito le prime due partite di ogni torneo le vado a perdere. Sempre. Sempre. Mandiamo un bel cuoricino a Re Marcello. Yay. Mazza culo. Andate miei maiali royale, andate. Andate, andate, andate. Ci può stare. La tronco mi servirà tantissimo. Una maniera indecorosa, tra virgolette. Questa è buona. Questa è buonissima. Questa è buonissima. Buonissima. Quello è fortissimo. Per il momento mi faccio gli affari miei su tutta la linea. Molto forte. Lorenzo un attimino che... Bene. Ok, una fireball a sinistra. Facciamo così, lui non mi dovrebbe hittare mai. Pam. Molto bene. Molto. Yay. Non male. Se non erro, lui ha le frecce. Sbaglio? Sbaglio? Lui il domatore ce l'ha. E va bene. Proviamo a fare così. Lasciamo così. Non sarà semplice. Quelli così. Ci sta, Ci sta, Ma minchia, mi ha fatto... Mi ha fatto un bel attacco a destra. Comunque, Lorenzo, ci tue grazie. Fate ancora Royale nel 2024, sì, ma... bro, minchia, Clash Royale, Vabbè. Minchia, mi avessi detto chissà che cosa. Un giocone, Clash Royale. La strega, sì, la strega. Ah, stronza non muore, però non è un problema. Ci può stare decisamente. Ci può stare tantissimo. Questa me la sono lasciata per te. Questa me la sono lasciata tutta per te. Tutta per te me la sono lasciata. Mamma mia, la potenza. La bellezza. Ah, let's go. Re Marcè, che devi fa? Ci sta, Re Marcè, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Belle frecce. Oh, 3, 2, 1. Let's go. Andiamo con la seconda. Bene. Stavo dicendo alla chat, molto strano che ho vinto questa partita. Davvero. Ragazzi, ho fatto un deck che non ha veramente senso di esistere mai. Cioè, se vinco questa qua, è veramente una roba apocalittica. Cioè, questa non la dovrei vincere. Questa non la dovrei mai vincere. Bella Tommy! Ci può stare. Ci può stare. Bella, bella, Tommy. Bella, bella, bella. Ci può stare questa veleno, secondo me. Riesco ad andare in hit? Yeah. Ma per quanto tempo? No, ma dai. Ma non ci prendiamo un giro. Almeno una soddisfazione, dammela. La domanda che mi faccio è... L'opponent... Che minchia c'ha? Sapete che come attacco potrebbe essere veramente incredibile?
Guarda un po', lui dovrebbe... No! Allora, così, per forza. Ok. Qualche danno l'abbiamo fatto. Lui si è difeso egregiamente bene. Tornado ci può stare. Bravo per la tornado. Però... qua è tosta, Tommy, eh. Quello fa un male, regà, da quando l'hanno buffato tanto tempo fa. Fa un male esagerato. Esagerato. Due hit, secondo me, le diamo. Tre hit. Madre santa. Lui però c'ha... Oltre alla mamma dell'altro pianeta, non ha... Zii, è purtroppo... Tu c'hai la fulmine, io c'ho i barbari. Fulmine contro i barbari non è che funziona tanto, Simone, 2,50 euro. Un attimino che mo ti saluto. Buonasera, ci mando un saluto ai ragazzi di Sesto. Bella, ragazzi di Sesto, un abbraccione. Bella questa, ci può stare. Ci può stare, ma... Forse anche meglio. Io, ragazzi, questa cimitero difensiva non me ne privo mai. Vi dico la verità, troppo golosa. Troppo golosa. Certus, grazie per l'euro. Perfetto. Speriamo di non aver sbagliato. Facciamo sicuramente sì. E comunque sì, ho sbagliato. Però si può ancora fare, Rischio di perdere. Rischio di perdere. Che troia. Bravo, 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 bravo. Aveva recuperato all'ultimo. Bravo, Tommy. Avevi recuperato all'ultimo. Bravo. Bravo, bravo. Ci sta. Ragazzi, un'altra partita difficile. Devo dire la verità. Siamo contro Polo Cash. Gli mandiamo un domatore e un bel paio di pesci. Anzi, un pesce. Allora, ipoteticamente il cerbottaniere mi diventa buono tutto insieme. Purtroppo no. Se non erro. Esatto. Bravo Mirke, io così ti voglio, Io così ti voglio, Mentre spariamo una scureggia, giusto per ricordarci chi comanda. Sapete che secondo me ha senso. Diciamo così. Non credo di farcela. No. Abbiamo avuto molta sfortuna, raga. Lui ha fatto una giocata bellissima. Ciao Noemi. E io purtroppo non credo di vincere. Vi dico la verità. Bravo, 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 bravo. Hai fatto una bella combo. Hai fatto seriamente una bellissima combo. Bravo davvero. Io non so assolutamente come vincere sta partita. Ma mai, 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 mai. Non so minimamente come vincerla. Secondo me sì, decisamente. No! No! Potevo veramente fare qualcosa di incredibile se la Fireball avessi tirata. Vabbè, non lo potevo sapere. Un centimetro sopra. Pazzesco. Quindi devo fare molta attenzione qua però, lo so, Pollo, bravo. Mi rischi di inchiappettarmi fortissimo. Ci può stare. Io ce l'ho il metodo per fermarlo. A lui, ce l'ho. Ma non è semplice. Esatto, vedi? Diciamo che... Ok. Ok, guardatelo. Il mini pecca. Bah! Bah! Yeah!
La devo rischiare. La devo rischiare, ragazzi. Let's go! Bella, Pollo. È stata una bella partita. Allora, raga, questa non la vinco. Questa non la vinco. Il taglio alla R9. Non so neanche che minchia di taglio c'ha R9. Non so neanche veramente che cazzo sia. Ok, ho sbagliato. Vedi, per leggere le cazzate. Per leggere le cazzate. Ho buttato Elisir, ho sbagliato, ho fatto tutte cose strane. Vabbè. Gigante Royale, non so come fermarlo. Il mio povero Hulk non è così forte in questo momento. Ok, due hit là me le fa purtroppo. Ma no, forse una? Due. Questa l'ho persa. Non so cos'è il taglio alla R9, ragazzi, mi dispiace. Non ne ho idea. E chi è qua? Counter. E qua è Counter, è lui. GG. Ci sta, Ci sta, Lui non può avere Elisir, ragazzi. Lui non può avere Elisir. Guardate quello scheletrino. Scheletrino incazzato. Bestia. Ah, ma quello lì di merda. Quello là così. Quello di merda. Quello là. Quello lì. Quello strano. Ve? Cioè, quello lì di Ronaldo. Quello solamente quello là. Sbaglio o è quello giusto? Non lo so se è quello, raga, me dovete di voi. Raga, fatemi 1000 euro di donazione. Se mi fate 1000 euro di donazione, me lo faccio. Peccato, quasi. Mo sono cazzi, vedi? Ci sta che perdo, Bravo, Simo. Bravo, 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 bravo. Per me era molto difficile. Bravo, bravo, bravo. Ok, quindi una partita. Purtroppo l'abbiamo persa. Adesso cerchiamo di riprenderci. Ok, ci siamo. Ci siamo, ci siamo. Non sarà facile anche questa, come tutte le partite. Vediamo un po', Io comunque mi sono preso lo stregone elettrico, non si sa mai. Ok, lei va in hit se non difende. Godo. Devo dire la verità. Si gode. Bella difesa da parte mia. Accidenti. Brutta storia. Brutta storia. Una hit l'abbiamo data. Non mi sembra male. Qui ho diviso male. Qui ho diviso male purtroppo. La vedo tragica, La vedo davvero tragica, raga. Lui sta giocando molto bene, raga. Lui sta giocando molto bene. Merda, sto cacciatore, ragazzi. Cacciatore mi sfonda.
Sì, il gigante royale è tremendamente forte, raga. Madonna, guarda quello quanto è forte. Come la vinco questa, ragazzi? Che mi invento? Non so se ha senso fare questa carta, questa veleno. Prima gli ha workato troppo bene. Quindi proviamo a fare così. Lui ha pure gelo, raga, che... Ci provo, dai. Però non essere tossico, zii, che non è che vinci mi madre, eh. Cioè, ti dico la verità. Cioè, neanche essere così, eh. Mo solo perché sei counter. Cazzo di timing. Peccato. Peccato. Ok, vediamo come va adesso. Vediamo come va adesso. Ogni tanto faccio vedere pure la chat. Perfetto, andiamo. Però ve l'avevo detto che la partita di prima era abbastanza difficilina, eh. Ci sta pure a perdere, assolutamente. Proviamo così. Brutta storia. Brutta storia perché... perché sì. Provo a splittare questi draghi d'ossa. Ottimo che torna indietro. Ok, non so se... perfetto, 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 perfetto. Allora, per il momento... per il momento sta andando bene. Per il momento. Faccio così. Ho un bel attacco. Perché ho un bel attacco. Ok. Pusha, tesoro mio, pusha. Bravo. Bravo, dai le mena. Mena, mena, mena più che puoi. Barile barbarico sicuramente ci dà una mano bella potente. Facciamo barile d'ossa. Ok, tronco tirato abbastanza male. Facciamo fireball. Ok. Vediamo, eh. Ah, è vero, mi potrei attivare la torre centrale, però mi dimentico. Ok. Non sto giocando benissimo, vi dico la verità, eh. Forse un pochino meglio adesso, ma... non lo so. Secondo me ci sta.
Secondo me ci sta, secondo me ci sta, secondo me ci sta. A destra diventa difficile. Ok, tanti dannini. Gelo tira da un po' così, ma ci può stare. Secondo me qui abbiamo valore. Facciamo così. E facciamo così. Certo, con Gran Cavaliere riusciamo a workare molto bene, eh? Facciamo così e facciamo così. Non credo che l'opponent possa in alcun modo difendere, no? Tronco. Gelo. Fireball Predict. Molto bene. Allora, nuova partita. Vediamo come va. Bene. Bene, bene. Diciamo che non ho proprio... Bella chipbox. Non ho proprio una roba per attaccare in questo momento, eh. Ci si prova, ma... ma non credo che sia comunque valida come... come alternativa. Quella Princess mi dà un botto di fastidio. Ok. Facciamo così. Perfetto. Allora, si deve difendere anche a sinistra l'opponent, eh? In realtà. Bella giocata. Bellissima giocata, niente da dire. Scarica eccellente, Chipbox, bravo. C'hai anche la veneno che mi rompe abbastanza i coglioni, eh. Da che stavamo vincendo una partita ha tirato una scarica veramente, veramente eccellente. Cioè non è che gli posso di nient'altro. Veramente una scarica eccellente. Ok, un po' t'ho recuperato, ma... niente di che. Dicix, grazie per l'euro. Provo, dai. Bene, Mirke, bravo. E a sinistra, come ti difendi? Come ti difendi a sinistra? Perché la veleno, lui mi fa un sacco di danno nel momento in cui io faccio così. Però a me va bene che lui mi tira. Questa mi ha dato valore pure lui. Perfetto. Questa dietro ci può stare, quella carta là, eh. Ci può stare notevolmente. Ok. Tanti danni per l'opponent, eh? Tantissimi. Chipbox, è stata molto, molto bella come partita. Molto, molto bella. Bene, bene. Ok, nuova partita per noi, mentre stiamo andando belli cattivi, belli gagliardi. Vado a vedere cosa posso scegliere. Purtroppo non ve li posso far vedere le scelte, ma tanto vedete tra pochissimo il deck. Ci siamo, eh? Questo torneo sta andando forse meglio rispetto all'altro, però l'altro un HP di vita a 104 è stato fantastico. È stato veramente incredibile l'altro torneo, incredibile. Veramente, 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 veramente. Ok, lui Fabio Molly per Delisir. La tronco è ottima, due hit, magari le faccio. Secondo me ci può stare. Forse ci può stare. Allora facciamo così, incominciamo a rompergli un pochino le palle. Quelle sono tutte piccole fireball che lo vanno a hittare se lui non difende, eh? Cioè è una roba veramente gigante. Se posso
Secondo me ci sta un botto. Ok. Come faccio a vincere sta partita? Dico la verità, questa partita sarà molto interessante. Molto interessante. Tronco fortissima. E ritorniamo con la... con la fornace. Ah, che peccato, guys. C'ha la terremoto. Quindi ipoteticamente counter. Mannaggia la puttana. Per forza, raga. Se io faccio così, secondo voi mi attivo la torre centrale? Sì. Qua sono stato bravino, Qua sono stato bravino, Terremoto. Devo capirla molto bene. Io penso che con tutta la potenza a me disponibile non credo comunque di poterla fare questa partita. Sapete, sono abbastanza sicuro. Sarà un miracolo, ragazzi. Sarà un miracolo. Ma veramente un miracolo. Ma come faccio sta partita? Merda, raga, merda. Non la posso fare sta partita, sbaglio? Come la faccio sta partita? L'opponente c'ha pure un culo. Ah, va, che roba. Che storia. Immeritata. Questa partita immeritata. Super super counter. Peccato. Che peccato, raga. Bella Fabio. Ci sta, ci sta. Però se posso dire, se dico la mia, un pochino immeritato lo è stato. Vabbè, vediamo come si conclude il torneo, dai. Ragazzi, 139esimo su 675 ci può anche stare. E ha vinto Joe. Allora, se Joe mi contatta su Instagram, intanto mi serve lo screenshot del suo profilo di questa pagina qua e mi serve lo screenshot di questa pagina qua, Joe. Se mi li mandi su Instagram cerco di mandarti un link carino che puoi riscattare da cellulare per Clash Royale. Quindi signori, grazie mille per aver visto il video, spero che vi sia piaciuto, vi voglio bene, al prossimo appuntamento. Ciao ciao.